a tutti. Allora, siamo qui questa sera con Daniela Colavitti. Io sono Michele Bizzarri. Ormai mi conoscete in questa rubrica che portiamo avanti da un po' di tempo che si chiama Oltre Viaggi fuori dal corpo e sogni lucidi. Questa sera abbiamo anche Daniela che ci è venuta a trovarci. Buonasera. Ciao Buonasera Daniela. A tutti. Buonasera. E allora come vogliamo cominciare vogliamo cominciare con un argomento che ci viene posto spesso e spesso ci viene fatta proprio questa, questa domanda ma mh, che è la, la più diffusa la top al numero uno c'è cioè proprio questa, questa domanda no che riguarda sempre i viaggi astrali le opere, quindi l'esperienza extracorporea in effetti la domanda è questa che differenza c'è tra un viaggio astrale e un sogno e anche tra un sogno, un sogno lucido anche, no? Come si differenziano un po' questi tre fenomeni? E parliamo anche di OBE, cioè esperienza fuori dal, dal corpo, se è diversa, se è una cosa diversa dal viaggio astrale o se è la stessa cosa. Quindi un po' stasera questo era l'argomento che volevamo trattare. E allora io partirei un po' con uh, l'opinione di Daniela e poi eventualmente dico come la penso io e vediamo un po' di integrare quello che pensa Daniela con quello che penso io per venirci un po' incontro e capire, cercare di capire un po' la, la questione. Perché, come sapete, Daniela è proprio esperta di, di yoga tibetano del sogno, e fa interpretazione dei sogni, fa tantissime attività, il suo gruppo onirico, il suo cerchio onirico e quindi. Eh, ehm, anche lei diciamo eh, si occupa proprio di questo, quindi un po' era un po' venirsi incontro e capire come la pensiamo entrambi. Daniela, allora te dici un po' il sogno, il sogno lucido. Sì. sì, alla fine sono tutte cose che hanno a che fare col mistero, con il mistero, con questo mondo sconosciuto che però ci incuriosisce sempre molto. Allora tu sai, Nikki, come la penso e credo che tutte le esperienze che noi abbiamo siano soggettive però ci deve essere un ordine ci devono essere dei numeri delle categorie per identificare uno stato piuttosto che un altro e allora ecco che c'è il sogno però c'è il sogno lucido il sogno di chiara luce il viaggio astrale l'uscita fuori dal corpo eccetera anche un contatto con i defunti è tutto dentro il mondo del sonno o anche della veglia alle volte. Quindi per quanto mi riguarda io posso parlare della differenza ad esempio del sogno ordinario, normale e il sogno lucido. Sono sempre strumenti che servono per la nostra evoluzione. Cioè sognare è una necessità, non possiamo vivere senza sognare, quindi ci sarà un motivo. E allora questi sogni normali, fra virgolette, molto, molto assurdi, oppure anche, insomma, sogni della quotidianità, eh, sono uno specchio per osservare come stiamo portando avanti la nostra vita. Quindi se ci sono delle difficoltà possiamo vedere da dove vengono, magari da un comportamento, eccetera. Quindi sono un sostegno psicologico che ci fa unire i puntini e capire magari mh, come raddrizzare il tiro, diciamo. E poi eh, ci sono i sogni lucidi. I sogni lucidi sono sogni molto, molto vividi in cui noi percepiamo fisicamente anche le cose ed è un sogno in cui, invece di dover andare a interpretare che cosa eh, mi vuole dire questa scena assurda che io non riesco a capire, qualcuno mi aiuti. Invece, in un sogno lucido, se ne abbiamo consapevolezza, quindi sappiamo che siamo nel nostro letto a dormire, però siamo anche qui nel sogno, quindi io posso fare quello che voglio. Allora, in questo caso, io posso sedermi in meditazione in un sogno lucido, è tutto amplificato, quindi, cinque minuti di meditazione fanno cinque giorni nella realtà. Quindi possiamo mh, imparare le lingue, possiamo apprendere delle informazioni in un modo molto, molto veloce. Allo stesso modo, a livello psicologico, se stiamo facendo un percorso interiore, possiamo chiedere direttamente dentro nel sogno se c'è qualcosa che dobbiamo sapere. Qualcuno vuole dirmi qualcosa oppure chiedere al primo passante poi... Non è automatico che ci rispondano, però abbiamo molti più tentativi di arrivare a capire eh, come sta andando avanti la nostra vita. Sì. Ecco, se c'è una differenza fra sogno ordinario e sogno lucido, è questa. Però ci sono molte sfumature sia nel sogno ordinario che può sembrare lucido, ma è inconsapevole. Quindi anche lì. La, eh, Definizione risulta difficile, io guardo ai fatti, nei fatti le cose più importanti in, queste, in questo senso nel, tra sogno ordinario e sogno lucido è questa: abbiamo una marcia in più nel sogno lucido, possiamo decidere di capire qualcosa, quindi possiamo chiedere di andare a rivedere la casa dei nonni dove è successa quella cosa, possiamo elaborare. Tantissime cose, perché abbiamo la possibilità di creare la scena e viverla come se la stessimo vivendo mo nel mondo reale e quindi sbloccare eh, molti, molti karma, ecco, o vissuti che ci, ci hanno appesantito fino ad oggi. Questa è la marcia in più. Poi ce ne sono di molte altre varietà, perché ci sono sogni premonitori, ci sono tutti sogni ed esperienze. Che, eh, a cui cerchiamo di dare una collocazione. Quindi questa sera parliamo di, queste, di questi quattro stati di coscienza. Miki, tu cosa bene, ne pensi? Bene. Allora, eh, sono completamente d'accordo con te su tutto quello che, che hai detto. Eh, effettivamente, tu mi ha colpito anche la parola karma, perché è una parola orientale che però ormai si usa. Nel modo di dire, nel modo di parlare, ormai tutti quanti sanno che cos'è il, il karma, no? E proprio stamattina io stavo parlando con un'amica e mi parlava, eh, dobbiamo superare il nostro karma, dobbiamo fare questo tipo di vita. Sai, magari uno vorrebbe partire, vorrebbe andare chissà dove in India, a girare il mondo, no? Però c'è sempre questa, questo karma dietro: che prima questi debiti che deve un po' pagare, no? Perché del resto se siamo qui. La nostra missione di questa, di questa vita è liberarci da questo famoso karma, no? di cui tutti quanti parlano. E ci vengono incontro proprio i sogni a fare questo. No? Non è che è così difficile, perché come tu hai detto, il sogno è una perfetta rappresentazione della realtà. Quindi, tutto quello che noi non vediamo qua fisicamente, perché siamo un po' distratti no? dalle, dalla quotidianità, anche dalle stupidaggini che ci sono. Eh, dal Black Friday, per esempio, <ride> dagli sconti, allora siamo un po' distratti da queste cose. E invece il nostro sé ci mette all'attenzione il sé interiore, no? la nostra parte superiore ci mette all'attenzione di ciò che è veramente importante nella vita proprio perché dobbiamo un po' superare questo karma tramite i sogni. Almeno io così la penso eh? così, la, così la penso. Quindi il sogno è una cosa, è una rappresentazione della realtà di tutto ciò che noi non vediamo fisicamente perché ci viene messo all'attenzione tramite dei simboli tramite dei messaggi importanti anche tramite gli incubi stessi che magari ci spaventano ma l'incubo ce l'abbiamo proprio perché ti, il nostro se ci dice guarda che questa cosa è importante la devi capire quindi per ricordarteli associa all'incubo un'emozione molto forte quando tu hai un'emozione forte poni maggiormente attenzione a quella situazione però è importante il lavoro che fa Daniela e del, del gruppo onirico, perché nel gruppo onirico c'è proprio lo studio e la condivisione tra più persone dei propri sogni. Quindi se noi non abbiamo una base di partenza, non riusciamo a capire quali sono i simboli, quali sono e, e soprattutto il, il, il supporto che ci viene dal gruppo, lavoriamo molto, molto più lentamente. Quindi un po' questa è la tua missione, vero Daniela? Quello di... Anche sì. aiutare gli altri a comprendere se stessi no sì perché è, è l'esperienza che ho fatto io quindi io ho visto il potere di questi sogni e insomma ho detto devo dirlo a qualcuno certo. <ride> almeno certo. la, condivido la mia gioia certo. eh, sì e quindi perché... siamo... mm. Un, un, una cosa mi veniva in mente, eh, questo karma che si vede come qualcosa, aiuto da cui fuggire, eh, non è colpa mia, è colpa del karma, in realtà il karma non sono solo delle, dei guai da portarsi appresso come un sacco pesante, sono solo. Eh, un metodo per farci capire che cosa siamo e che cosa non siamo quindi quando esatto. qualcosa ci pesa già facciamoci delle domande ma se mi pesa così tanto come mai andiamo a vedere dove è cominciata questa storia allora vediamo che la nonna aveva lo stesso peso la bisnonna lo stesso peso e quindi ci rendiamo conto che questo peso non è nostro e al e lì sparisce il karma, sparisce questo, che alla fine è un'abitudine, una risposta ad un evento di cui siamo stati partecipi. Questo per dire che esiste anche il contrario, perché nel sogno e anche nella realtà ci può venire l'illuminazione. Ma allora è vero che io sono brava a fare questo, cioè, me lo dice il sogno. Quindi escono anche i talenti che anche quelli delle volte noi li mettiamo sotto al tappeto no no io non ce la farò mai certo, non sono certo, il tipo certo. eccetera ecco quindi il karma è, è tutto questo messo insieme sì. esatto non escono soltanto le cose sfavorevoli negative ma il sogno ci, ci espone anche quello in cui noi siamo bravi cioè i nostri talenti mm. e senza giudizio senza giudizio cioè il sogno è semplicemente un'esposizione poi siamo noi che dobbiamo eh, capire quali sono i nostri punti di forza, su che cosa dobbiamo lavorare, eccetera, eccetera. Quindi non c'è mai un giudizio vero e proprio, è un po' una rappresentazione eh, reale Dele, forse... delle possibilità. E spesso noi non diamo importanza ai sogni perché pensiamo che siano frutto della fantasia o dell'immaginazione, ma non è così. Il sogno addirittura può essere anche più reale del mondo, del mondo fisico, perché è proprio la dimensione che ci appartiene maggiormente noi viviamo nel, nel sogno il sogno è proprio una rappresentazione della nostra realtà interna quindi per questo è anche forse anche più vicino a noi a noi stessi proprio a livello di conoscenza no viaggio astrale allora io la vedo un po' vediamo un po' anche di esprimere alcuni concetti per comprenderli meglio che cos'è un viaggio astrale che cos'è una obbe e perché noi ehm, io e Daniela ci siamo messi un po' insieme per fare eh, questa diciamo questi corsi insieme questi, proprio perché vogliamo. Abbiamo creato un punto di contatto tra quelli che sono i sogni, i sogni lucidi e le hobe e viaggi astrali. Cercando di capire che fanno parte, di spiegare anche, che fanno parte di un unico fenomeno alla fine, no? Eh, questo mondo, questo mondo onirico, eh, noi possiamo lavorare, quindi, come, abbiamo, come avete visto, possiamo lavorarci dentro. E i eh, viaggi astrali ci vengono incontro perché abbiamo la possibilità eh, di entrare dentro noi stessi, ma nella parte più reale, nella parte più eh, animica, più, mh, più reale, al di là di quelle che sono le nostre, le nostre maschere. Metterci in interfaccia, quindi contattare il nostro il sé nostro più profondo, la nostra parte più profonda. Eh, dal sogno si può passare al, al viaggio astrale. Spesso molti eh, dicono no, sono due cose completamente diverse, sogno, viaggio astrale e a volte mh, mi, mi accusano di mischiare un po' le cose, no? di mischiare un po' le carte in tavola. Eppure, se voi ci pensate bene, nel mondo astrale succedono le stesse identiche cose dei sogni. Si può volare, si può attraversare la materia. E si può viaggiare da un posto all'altro nei sogni non esiste lo spazio, non esiste il tempo, perché tutto quanto collegato esiste in maniera diversa lo spazio e il tempo funziona in maniera diversa. Si può andare avanti, si può andare indietro nel passato, e, e quindi eh, io proprio stamattina stavo sognando delle cose. Ho detto: Ma perché sogno ancora le cose di quando ero piccolo, di quando ero bambino? Perché nel sogno uno non, non esiste il tempo e non te ne rendi neanche, neanche conto di questa, di questa cosa, no? il tempo non esiste. La stessa cosa nel viaggio astrale, nel viaggio astrale si, può, si possono vedere le vite precedenti e si, posso, si può fare un lavoro molto molto importante su di noi, ma il viaggio astrale è una finestra che si apre all'interno del sogno, perché mentre nel sogno eh, c'è la rappresentazione di quello che noi siamo dentro di noi stessi, il nostro ego, la nostra personalità. Il lavoro che stiamo svolgendo qui quotidiano, qui sulla Terra, no? il viaggio astrale è più un avvicinamento verso la nostra parte più ehm, reale, diciamo, più spirituale, più animica, potremmo, potremmo dire questo è il viaggio, il viaggio astrale, perché entriamo dentro di noi. Quindi con il viaggio astrale possiamo anche investigare le dimensioni superiori. Dimensioni che noi normalmente non possiamo vedere qua fisicamente con gli occhi fisici, con i nostri cinque sensi. E quindi eh, il viaggio astrale è un mondo, un'investigazione delle dimensioni più sottili. E a volte il viaggio astrale è anche qualcosa che non si riesce a descrivere, no? Perché eh, ci sono dei colori molto vividi, ci sono dei paesaggi che si vedono magari anche indescrivibili che non riusciamo a, a descrivere con i nostri occhi, no? Templi. Uh, figure mistiche, uh, e c'è anche questa, questa, questo contatto interno molto molto forte che ti porta a una grande gioia, a una grande pienezza. Uh, cosa che magari nei sogni normalmente non trovi, no? poi ci sono le OBE Obbe, esperienza fuori dal corpo, out of body experience, no dal termine inglese. Le obe praticamente sono dei viaggi fuori dal corpo, cioè tu esci fuori, sono delle investigazioni, potremmo dire, eh, molto simili a investigazioni fisiche, perché tu puoi partire dalla tua camera da letto eh, fino ad arrivare alla Luna, ai pianeti del, del Sistema Solare e puoi andare praticamente ovunque ma sempre in una dimensione simile, molto simile a quella fisica. Per cui con le obbe si parla di investigazione, possibilità di investigare cose che stanno accadendo. Anche adesso, in questo momento, io con una hobby esco fuori, faccio una tecnica e, e vado a vedere, che ne so, eh, quello che sta facendo il mio giocatore preferito della Roma, se sono per esempio una, una, un tifoso della Roma, no? E vado a vedere oppure, ecco, e poi vado a vedere esattamente quello che succede in quel momento, e poi posso, posso fare una verifica. La verifica è un processo molto, molto importante. Quindi, la OBE è qualcosa di più fisico, di più materiale. Potremmo dire, no? Il viaggio astrale è qualcosa di più superiore perché si va a investigare diciamo, una dimensione più sottile, più leggera. Allora l'universo viene visto un po' come una, una buccia. La buccia significa che io ho degli strati superiori e degli strati inferiori. Quindi sto facendo, togliendo gli strati della buccia, io passo da una obbe più comune, più comune, corrente, più fisica, a un viaggio astrale vero e proprio perché entro dentro la, brucia, la buccia e vado a vedere quelle che sono proprio le mie dimensioni più interne, più reali mi avvicino un po' alla mia origine a quello che io sono realmente siamo tutti degli spiriti in realtà che stiamo viaggiando erranti che stiamo girando, chissà, magari tanti universi paralleli stiamo facendo esperienze per poter crescere per poter scoprire chi realmente siamo e questo lo posso fare tramite viaggi astrali Okay, un po' questa è la, la differenza, ma tutto è collegato, eh, sogno, sogno lucido, viaggio astrale, obbe, sono tutti processi tra di loro collegati, perché fanno parte di un'unica realtà, noi siamo qua nel fisico e tendiamo a etichettare tutto quanto, ah quello è un obbe, ah quello è un viaggio astrale, quello è un sogno, a volte le esperienze sono miste, no? Perché a volte si parte dal sogno, poi si arriva al sogno lucido, ci sono dei momenti di lucidità. E questo lo so perché ormai io sono quattro anni che sto insegnando, ne sento veramente tantissime di esperienze, da tutti quanti di voi. E tutti mi dicono: Ah, ma era un sogno? Ma era un sogno lucido. Ma che ti importa se era un sogno o se non sono? È, è tutta la stessa roba, è la stessa sostanza alla fine. A volte parti da un pezzo di sogno, poi arrivi a capire un po' che un hai un momento di lucidità, capisci bene quel messaggio, a volte hai delle rivelazioni all'interno del sogno, proprio dei personaggi, come diceva Daniela, perché mm. hai il sogno lucido, un personaggio che ti si avvicina e tu magari gli puoi chiedere, no? Che significa questa cosa? Lui ti risponde. E quello è già qualcosa di più lucido, è un'interazione. E a volte hai proprio l'esperienza extracorporea. Noi spieghiamo dei metodi per passare dal sogno lucido all'esperienza extracorporea perché tu, quando sei là dentro, quando sei già dentro quello che Michael Radu chiama la fase, no? questa dimensione onirica, che cosa fai? Rientri nel corpo, percepisci lo stato vibratorio e poi ottieni una OBBE. Quindi ti rendi conto che stai sognando, rientri immediatamente nel corpo e fai tramite delle tecniche che ne so, provi a rotolare provi a fare una separazione dal corpo e lì hai una vera e propria esperienza extracorporea che parte a un livello maggiore, diverso, diciamo, un livello di visuale differente per, per poter avere proprio un'esperienza extracorporea, ok? E quindi no, sono molto d'accordo con quello che hai, che hai detto, che hai detto te. Sì, io mi piaceva eh, vedere la cosa in questo modo tutti questi stati di coscienza, sogno lucido ove ad esempio forse non tutti sanno che ogni notte noi lasciamo il corpo e andiamo in giro a fare chissà cosa esatto. e non ne portiamo memoria. Ma in realtà noi siamo un corpo fisico, però ciò che eh, è vitale per noi è tutta l'energia che ci circonda, quindi la famosa aura c'è chi dice sette strati, nove strati, ma quella è l'energia che lascia il corpo e fa un'esperienza cosciente eh, con noi. Quindi, ma quest'aura ci segue sempre? Quindi, questa energia è sempre vicino a noi, quindi è tutt'uno con il corpo: sia che sogniamo, sia che facciamo altre esperienze, questa energia è un'energia che, che abbiamo noi, che emaniamo noi. Quindi, tutto è possibile. Tutto è possibile, sì, non c'è una differenza. Io mi immagino anche che magari c'è il corpo eterico, il corpo spirituale, eccetera. Magari delle volte noi usciamo col corpo eh, spirituale, certo, abbiamo certo, delle certo. esperienze mistiche, delle volte, magari, insomma, abbiamo tantissimi, tantissimi tipi di esperienze, come dicevi tu, Miki, per cui eh, le esperienze che possiamo avere sicuramente sono quelle che ci servono però a seconda di, come, di quale energia noi siamo portatori e quindi esatto. esprimiamo noi stessi, quindi anche il sé superiore è un'energia più consapevole di noi, più incentrata sulla sopravvivenza, l'evoluzione, eccetera. Insomma, noi abbiamo dato un nome anche all'inconscio, sebbene non abbia una collocazione fisica, non è un organo, non è... Cerchiamo di dare questi nomi, alla fine è tutto dentro e attorno a noi. Sì, sì. Quello che voglio dire è che non esistono esperienze più importanti o meno importanti. Mm. Questa è una cosa da ribadire ed è un messaggio che deve essere chiaro e fortissimo perché eh, spesso chi fa i nostri corsi, anche i miei, quelli di Daniela, dice: eh, Ma io... Ma io faccio questi sogni stupidi, faccio questi sogni, oppure a me mi dicono: eh, Ma io non riesco ad avere le hobby, io, faccio... io sogno, sono bravo a sognare, ma non ho le hobby ma che importanza ha? La vuol dire come tu hai detto, che ognuno di noi ha bisogno di determinate esperienze per comprendere. Ma se uno non riesce a comprendere se stesso, che gli frega ad avere i viaggi astrali? Cosa fa con i viaggi astrali? Farebbe il giretto del quartiere. Il classico giretto tornerebbe senza aver concluso nulla, per questo è importantissimo sì. capire i sogni. Sono due sì. lavori che si fanno parallelamente e nessuno dei due è più importante dell'altro. Vanno a braccetto, vanno entrambi a braccetto. Non ho delle obbe, sono disperato perché non riesco a avere delle obbe. Comincia a studiare i tuoi sogni, comincia a capire i tuoi sogni. Vedrai che le obbe verranno fuori anche come sprazzi di lucidità perché quando tu ricordi bene i sogni come tu insegni quando tu hai il diario onirico scrivi i sogni li memorizzi cominci a capirli vedrai che verrà fuori da solo lo sprazzo di lucidità perché dirai ah lo vedi sta capitando questa cosa che mi fa capire il sogno che ho fatto una settimana fa perché tutto quanto collegato noi dentro abbiamo anche una memoria onirica dentro di noi la memoria dei sogni quante volte uno sta sognando e nel sogno si ricorda un sogno precedente? Non so chi di voi è capitato. <ride> sì. Poi magari sì. ti svegli la mattina e dici ma io sta cosa non l'ho mai sognata. Invece sì. all'interno del sogno hai, hai una memoria di altri sogni precedenti che hai fatto. A me Adesso... è successo il contrario. Quindi io nel sogno facevo questo sogno e dicevo sì, è un sogno che devo aver fatto un mese fa. Poi, quando mi sveglio, dico: No, non c'è scusa. L'ho fatto stanotte. Sì, sì. Esatto, sì. l'hai fatto sì, tutto, molto Molto volevo... reale, eh? Assolutamente sì. sì, perché abbiamo proprio due memorie diverse. E... allora, noi vogliamo un po' rispondere a delle domande che ci sono state fatte. E... Un'altra domanda che viene spesso è questa: Che consigli daresti per fare un, un viaggio a strada? Da dove partiresti? Questa è la domanda numero uno, diciamo in assoluto. Perché io non ci riesco? Perché non riesco a fare un viaggio astrale? Allora, cosa importante innanzitutto è due cose in parallelo. Le tecniche, quindi conoscere bene quelle che sono le tecniche. Ce ne sono tantissime di tecniche, ma se non le conosciamo dobbiamo scegliere la nostra che ci piace di più, quella con cui ci troviamo meglio. Ci può essere la tecnica dell'onda azzurra, ci può essere la tecnica eh, del conto alla rovescia, tantissime tecniche. Quindi scegliamo quelle due, quelle tre tecniche che ci piacciono di più. Seconda cosa, l'intento, l'intento è fondamentale, la volontà, la volontà di fare, diciamo, di fare un sogno, perché senza questo non si va da nessuna parte. Cioè, se io eh, lo faccio soltanto per curiosità, perché dico, ma sai che ti dico? Vorrei sperimentare un viaggio astrale, che cos'è? Ma diventa soltanto una curiosità fine, fine a se stesso. Non si arriva da nessuna parte. Se io invece lo voglio fare perché ho una motivazione, perché dico ok, io lo voglio fare perché voglio incontrare mia zia defunta. Oppure voglio fare perché voglio conoscere finalmente la mia guida, la mia guida spirituale, il mio maestro o chi sono realmente. Se ho questo intento molto, molto forte. E allora riesco sicuramente. Eh, a volte basta addirittura conoscere lì per lì due o tre tecniche e non serve neanche applicarsi così tanto perché c'è proprio la volontà. A volte si esce spontaneamente, soltanto dopo aver letto un libro, eh, il libro di William Bullman. Quindi conoscere anche l'importanza di capire quali sono le letture giuste perché vengono dette anche purtroppo anche tante stupidaggini sui viaggi astrali quindi un autore bravo è per esempio William Bullman Robert Monroe è un altro autore questi un po dovrebbero essere diciamo la nostra bibbia dei viaggi astrali questo qua dietro di Michael Raduga che è quello di cui io sono eh, istruttore diciamo sto in questa scuola diciamo nella scuola della face school quindi il libro Michael Raduga è proprio la base per tutte le, le tecniche, e poi ci deve essere l'intento, ok. Eh, l'intento deve essere qualcosa di inflessibile. Allora, se uno dice ma io non ho la volontà per poter fare, per poter fare questa, questa cosa qui, non ho la, la volontà in realtà, come si fa ad allenare la realtà? La, la, la volontà, la volontà si allena anche con dei piccoli esercizi, anche quotidianamente. Io eh, Stabilisco di fare delle cose e di rispettarle, per esempio andare a letto prima, un'ora prima. Non c'è nulla che tenga, non c'è la tv, non ci sono i cellulari, non ci sono gli amici che ti dicono vieni a cena fuori con me perché io stabilisco quel giorno che devo praticare, che devo fare le tecniche. Ok, quindi magari mi devo svegliare presto la mattina. Se io non mi sveglio presto la mattina alle 5 del mattino molto difficilmente riuscirò a fare viaggi astrali perché i viaggi astrali si fanno soprattutto la mattina molto molto presto. Quindi ci deve essere come si allena la volontà rispettando i propri impegni. Questo è importantissimo. Vedete che più rispettate gli impegni presi e più avete una volontà ferrea. Un po' come la dieta, no? Quando voi siete motivati a fare una cosa è perché avete comunque seguito esattamente quella procedura e state ottenendo dei risultati. Quando voi dimagrite la motivazione aumenta ancora di più perché vedete i risultati che stanno, eh, ci sono. No? E quindi vedrete che ci sarà sempre, sempre più volontà di fare viaggi astrali perché vedrete i risultati. Questo è un po' il consiglio principale. E poi anche ottenere la giusta vibrazione, anche quello è importante. La giusta vibrazione significa uno stato di positività, non di ansia, eh, non di angoscia. Quello che ci frega più di tutto è l'ansia. Quello è il numero uno in assoluto. Io già ho delle persone che fanno dei corsi con me. Gli spiego la tecnica la mattina dopo. Porca miseria, non ci sono riuscito! Ho oh, capito, aspetta un attimo! Fai due o tre volte, <ride> fai una settimana. No, già mi bombardano, ma arrivano a me 30, 40 messaggi al giorno perché tanta gente ansiosa. Ma perché non ci sono riuscito? Ma non l'hai fatto per 40 anni, non ci sei riuscito in 40 anni, pretendi in due giorni di riuscire ad avere un, un obbe. Quindi è importante anche lo stato di eliminate l'ansia. Ok? Le paure, stessa cosa, lavorare molto su quelle che sono le nostre paure, i nostri sistemi di credenza, perché crediamo in tante cose che magari è pericoloso, che ci sono. E, um, I demoni che ci attaccano, oppure gli alieni che ci rapiscono con i viaggi astrali. Quindi cerchiamo di lavorare anche su tutto questo background di paura che ci è stato installato sin da quando eravamo piccoli. No? I film horror, e le credenze magari religiose. E e sapete che queste cose purtroppo sono sempre state un po' ostacolate no? anche dalla chiesa o dai sistemi dei gruppi religiosi e però ne stiamo uscendo fuori per fortuna finalmente siamo nel 2023 e adesso si sente sempre parlare di più di queste cose Io anche su TikTok magari andando a vedere Viaggia astrali su TikTok sì. ne parlano pure i ragazzi cioè pensate quanto è bella questa questa epoca no? in cui veramente stiamo uscendo al di fuori degli schemi rigidi che ci sono stati inculcati per anni, 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 secoli, secoli, secoli. Ok, okay. non so Daniela se vuoi aggiungere qualcosa o... Eh, ma sì, sono io direi che tutte queste esperienze si possono fare. Eh, è più difficile farle solo per gioco, per vedere com'è, senza. L'intento di cui parli tu, secondo me, è proprio un progetto, cioè io adesso mi metto a fare questa cosa e la faccio. Quindi, sono. Eh, come dici tu, eh, avevi fatto un esempio eh, tipo per andare a letto prima eccetera eccetera tutte queste cose no magari diciamo agli amici no non posso venire questa sera perché ho un impegno ma no ma dai e noi invece ci teniamo teniamo fermo l'impegno andiamo a casa andiamo a dormire prima questo si chiama valore aggiunto cioè fortifica certo, la nostra certo, intenzione certo. Cioè, mi sento forte perché sono capace di farcela certo. quindi ho la cioccolata davanti ma non la tocco cioè, tipo... quindi sono tutte cose che eh, ci fanno capire che mh, è un percorso che bisogna fare non è che possiamo saltare delle tappe e andare subito ad avere un'esperienza così senza neanche sapere come è, è fatto il mondo dei sogni perché non li ricordiamo o non gli diamo importanza certo. Certo. quando invece li conosciamo conosciamo Sappiamo che cosa sogniamo, che c'è sempre la famiglia, oppure c'è sempre la barca, perché a me piace tanto la barca, faccio i sogni in mare, eccetera, eccetera. Allora i sogni diventano, oltre che uno strumento di psicologo interiore, diventano anche punti di riferimento se vogliamo avere una UVE. Se ci sembra di stare sognando e facciamo un test di realtà, cioè proviamo a vedere se cambia qualcosa nel corpo tirando le dita, se si allungano ci accorgiamo che stiamo sognando, ci lanciamo fuori da una finestra e partiamo volando in un viaggio astrale oppure in uno a ube. Quindi partendo dall'inizio e avendo la consapevolezza di quante informazioni ci sono nel nostro inconscio, noi possiamo anche gestirlo e quindi sì, arrivare dove Senti, vogliamo. Una cosa che viene chiesta spesso, no? Eh... Perché uno fa i sogni assurdi? Cioè, eh. sogna delle cose che dici, ma che è proprio incredibili, cose pazzesche. Ah, sì. Perché si capita questa cosa qua? Sì, allora, in, intanto queste richieste vengono eh, spesso da persone okay. che non ricordano mai i sogni. Quindi, magari ah, quando c'è sì. bisogno, l'inconscio cosa fa? Dice, aspetta, perché. Se lo deve ricordare questo sogno è importante che sappia come stanno le cose, ecco il nostro ingoncio, come ragionasse così. E quindi ci fa fare dei sogni assurdi oppure anche spaventosi. Perché, più forte l'emozione, e più è probabile che ce ne ricordiamo. E quindi ci facciamo delle domande, siamo spaventati. E quindi, dov'è questo mostro? Di cosa si tratta? E magari eh, con la speranza che il sognatore vada ad indagare. Poi, però ci sono persone che li fanno sempre assurdi qui devo dire una cosa in favore del percorso del lavoro, sul lavoro con i sogni i sogni sono assurdi finché noi non comprendiamo che quello è il nostro linguaggio cioè il nostro inconscio ci parla così allora quando per esempio c'è chi sa che eh, se sogna un vestito rosa vuol dire che muore qualcuno. Il suo inconscio gli dà la comunicazione in questo modo, perché accade sempre. Un mistero, però, ognuno è fatto a modo suo. Quindi, allo stesso modo, noi dobbiamo capire eh, che cosa ci vuole far intendere attraverso, insomma, possiamo osservare perfino i termini che usiamo per descrivere spaventoso. Piuttosto che sbalorditivo, allora, da un termine come sbalorditivo possiamo intendere che rimango a bocca aperta, quindi sono anche forse meravigliato. Possiamo fantasticare su tutte le versioni, ma prima o poi riusciamo a capire questo linguaggio del sogno. Quando l'abbiamo capito, quindi si ripresentano spesso le stesse scene, gli stessi elementi, noi iniziamo ad essere di casa nel sogno. E quindi possiamo programmare un'esperienza, possiamo annotare tutti i simboli più ricorrenti che ci sono nei nostri sogni e utilizzarli ogni volta che lo vediamo dicendo, ah, ma allora sto sognando, oppure sì, sono, è un mondo di possibilità infinite, certo, certo, come certo. lo siamo noi. Sì, sì, ecco. Certo, poi anche con i sogni, sogni strani e assurdi è anche facile poi avere i sogni lucidi perché ti rendi conto. Sì che stai sognando, spesso un sogno lucido, ma tantissime volte almeno per me è partito da o da un incubo o da una da qualcosa di veramente anomalo, che ne so, situazioni mm -hmm. in cui tu incontri persone che non dovrebbero essere lì, per esempio defunti, oppure persone che eh, facevano parte di un tuo passato remoto e quindi tu dici "Ma che ci fai qui?". E lì capisci che stai sognando, quindi anche, anche quindi come tu hai detto sono una un momento di supporto diciamo, un qualcosa che ci sta supportando il sogno lucido, cioè il sogno assurdo ci aiuta, sì. in questo modo ci aiuta e allora un'altra domanda che mi viene spesso fatto, per fatta per quanto riguarda le OBE, quindi esperienze extracorpore e, e se possiamo incontrare delle persone reali, quindi real che esistono quindi persone per esempio conosciute Ehm, cioè quando io sogno quando io sogno spesso no magari può essere un po una proiezione può essere un messaggio quando invece faccio una obbe quindi un'esperienza extracorporea quando io incontro una persona è reale si può fare questa cosa e io vi rispondo di sì allora io abbiamo fatto vari, anche vari esperimenti e spesso capita che tu esci fuori decidi di andare a trovare una, una persona e eh, quella persona poi interagisce, tu cominci a fargli delle domande. Può capitare spesso e volentieri che ti risponde esattamente a delle cose che tu non sai, e che tu poi vai a verificare che solo quella persona sa delle cose che solo quella persona fa. Tu poi le verifichi e, vai, e scopri che quelle cose sono vere. Ok. Allora tu dici, com'è possibile? Quindi non è un sogno, no? qualcosa che va oltre. Quindi la OBE, l'esperienza extracorporea, è una cosa reale. Spesso e volentieri capita anche che quella persona non si ricorda di averti detto quelle cose. Quindi tu magari la chiami il giorno dopo e gli dici, sai, sono venuto a trovarti, ho avuto un'esperienza extracorporea. Chiaramente deve sapere che tu fai queste cose, se no ti, ti reputerà un pazzo, no? Perché direi, ma che sei matto, come mi dici? Quindi ti ho sognato, sono venuto a trovarti, e ho visto questa cosa qui. Tu mi hai raccontato questa cosa. E quello dice: Sì, effettivamente è vero. come è possibile? La sapevo solo io. Ma ti ricordi tu? E quella persona dice: No, non mi ricordo. Non mi ricordo assolutamente questa cosa. Capita quindi che la persona con cui interagisci non si ricorda. Quindi tu la vedi, ma non si ricorda. Perché? Perché tu stai parlando con l'io astrale di quella persona. Ma se quella persona non è collegata al suo io astrale. E non si ricorderà mai di aver parlato con te quindi come vedete esistono varie componenti dentro di noi la componente fisica la componente energetica la componente astrale ma possono essere purtroppo scollegate se noi non abbiamo una connessione con tutte quelle che sono le nostre componenti a volte non, non ci ricordiamo per questo anche si fanno viaggi astrali senza ricordarceli senza ricordare di fare moltissimi di noi fanno viaggi astrali di notte anzi io penso tutti ma non ce lo ricordiamo perché abbiamo perso questa, questa facoltà, no? Da bambini un po' tutti abbiamo la facoltà dei viaggi astrali, tantissimi di noi hanno avuto delle obbe È stata fatta addirittura una ricerca da Michael, Michael Raduga, quindi E lui spiega che il 25% delle, delle persone hanno avuto una hobby. Hanno avuto una, un viaggio astrale, soprattutto da piccini eh, quando erano bambini quindi perché. In realtà non hanno avuto, i bambini ne hanno tantissime di opere, però magari poi col passare del tempo le confondiamo come dei sogni, ci spiegano che sono dei sogni, quindi anche e soprattutto con l'indottrinamento scolastico noi confondiamo questa esperienza con, con i sogni. Non diamo troppa importanza ai sogni, quindi questo è anche un altro errore, errore che si fa comunemente, quello che i sogni non, non viene data l'importanza, quindi... Io se fossi io, cambierei completamente il sistema scolastico. Metterei proprio la materia sogni proprio la materia perché eh, sarebbe importante. no Sarebbe molto importante. Non gli diamo importanza addirittura perché uno da grande non si ricorda i sogni? Perché non gli dà importanza tutto qua, noi, noi ricordiamo le cose alle quali diamo importanza normalmente. Eh, quante volte le, si, pri sì. le priorità? Quante volte si vede magari, non so a chi è capitato, di vedere dei, degli album, no? dei ricordi, quei vecchi album bellissimi che si facevano proprio le foto, si stampavano e si mettevano dentro. La... Tu mm. vedi questa foto e dici, ma io mi ricordo proprio questa cosa qui, mm. perché magari lì per lì non gli abbiamo dato importanza, però quella cosa è rimasta impressa dentro l'album, no? Quante volte invece ti ricordi bene una cosa perché gli hai dato importanza, perché è stato un attimo in cui ci sono state delle emozioni dei momenti di, di vita vissuti belli, con, con gioia la stessa cosa con i sogni se non gli diamo importanza mai e poi mai ricorderemo i sogni e difficilmente avremo delle obbe sarà più difficile riuscire ad avere delle esperienze extracorporee quindi per questo è un lavoro che va fatto parallelamente sogni e obbe ok? Ehm, mm -mm. Quindi io e Daniela stiamo lavorando insieme. Come vedete stiamo facendo dei corsi proprio perché eh, tutte queste esperienze fanno parte di un unico mondo che non riusciamo a comprendere, che è il mondo onirico. Quindi è importante trovare proprio la chiave di lettura del mondo onirico, capire anche quali sono i piccoli trucchi, i piccoli segreti. E' è un po' questo, insomma, no? Sì, anche... Tu dicevi la vita è un sogno, detto, eh, eh, stamattina sì. stavi dicendo, no, ma la vita mi sa è un sogno, sì. <ride> che, che voleva dire secondo te? <ride> eh, secondo me non c'è tanta differenza, perché mm. quando io ho imparato a conoscere il mondo onirico, ovviamente no, non è che sognavo lucidamente, io faccio i sogni, subisco i sogni come tutti, però riesco a capire, quindi io ragiono anche dentro nel sogno. E mm. effettivamente quando noi stiamo sognando una cosa, anche se stiamo cavalcando un dinosauro, per noi questa è la realtà. Perché io non mi chiedo se sto sognando, perché è tutto normale. È realtà, sì, sì, sì. E lo stesso vale nella realtà, quindi chi può sapere quale è la realtà o quante realtà sì. noi stiamo vivendo? contemporaneamente. Sì, il, diciamo che in un percorso dal mondo onirico fino alle, ai gradini più alti della consapevolezza è un uh, vivere anche il momento in cui uh, noi sogniamo, quindi che è diciamo un buon 40% o 30% della nostra vita, noi lo spendiamo dormendo e quindi prendere informazioni, avere esperienze anche del resto della vita che noi non ricordiamo mai, insomma, non è poco, quindi possiamo capire molte cose soprattutto su noi stessi, un'evoluzione. una cosa che in realtà il mondo fisico è una io ho scoperto, cioè ho scoperto ma non solo io, ma tantissimi viaggiatori astrali che il mondo fisico è una realtà condivisa. Mm. Ma ne esistono tantissime solo che noi abbiamo condiviso questa realtà con 5 miliardi di persone e quindi conosciamo questa, questa realtà perché abbiamo i sensi fisici, c'è un sistema di comunicazione tra noi e le altre persone che condividono con noi la stessa identica informazione perché hanno gli stessi organi sensoriali quindi noi pensiamo che sia l'unica realtà possibile immaginabile Proprio perché la condividiamo con gli altri, perché ci sono tante persone che la condividono con noi. Allora, se noi invece facciamo una OBE, un'esperienza extracorporea, e attiviamo anche i nostri sensi astrali, riuscirete a percepire anche altre dimensioni, che ugualmente esistono, perché le tocchiamo, le vediamo, le investighiamo, e quando scopriamo che esistono lì anche altre entità. Che, fanno, che hanno diversi sistemi di energetici. Non esiste soltanto il sistema energetico terrestre, ma ci sono tantissimi altri sistemi energetici, quindi ci sono più realtà. Spesso Bob Monroe chiama queste realtà come realtà condivise, quindi non so chi ha letto i libri del, di Bob Monroe, sono le realtà condivise. Parallele. Le, le realtà parallele. Mm. Eh, quante volte nei sogni ci troviamo in una di queste realtà condivise? Tantissime. Che stiamo vivendo altre realtà, altri siamo convinti che stiamo vivendo quella vita. Ci abbiamo i nostri amici, altri chi? amici che ci che, che, che noi conosciamo. Persone eh, ci parliamo, ci dialoghiamo, figlie che sogni. Addirittura, chi ha famiglia, famiglia nei sogni, cose pazzesche. E quindi non viviamo solo questa realtà. Siamo esseri multidimensionali. Questa è una cosa molto importante. Ok, sì, sì, assolutamente. Okay, allora, ehm. Che, di che altro non so altre cose di cui si poteva eh, parlare per esempio l'importanza della meditazione. Sì. Altra domanda viene fatta ma bisogna meditare per fare le obbe per, per sognare può aiutare anche la meditazione? Tu che ne pensi? Ma io sono di parte perché sono meditante quindi mm. direi di sì però ehm... È effettivamente vero, perché quando noi siamo in meditazione, qualunque tipo di meditazione sia, noi, eh, come mi piace dire, vuotiamo il secchio, cioè eh, cerchiamo di toglierci i pensieri dalla testa e di avere un vuoto mentale, no, un, sì. una, presenza, una presenza. Quindi vuotiamo il secchio. E quando il secchio è vuoto può entrare qualcos'altro nel, nel secchio, quindi delle informazioni, degli stati dell'essere. Nella meditazione poi eh, non è raro avere delle visioni o dei sogni, anche perché ci si può addormentare, o esperienze le più disparate. È un allenamento, la meditazione, a essere presenti e anche a sorvegliare il nostro stato di coscienza o stato dell'essere. Bravo. Sono molto rilassato, non sento più il corpo. Eh, per esempio, io ieri avevo finito di sabato, vado a fare la meditazione collettiva, a un certo punto sto guidando e non, non so più dov'è la mia mano. In quel momento ho cominciato da sognatore perché io faccio il percorso dei sogni da tanto tempo e ho detto ma aspetta che vediamo. Guardavo la strada, non guardavo più la mano, allora mm. pensavo adesso sto alzando un dito. Sto alzando un dito, ero convinta di alzare un dito e effettivamente e sentivo proprio un'energia appena appena che usciva dal dito. Quindi, questa per me è stata una, come si può dire, un'esperienza di come un po' di energia si può staccare con la volontà mm. o con l'intento, no? E in meditazione succedono sì, 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 sì. molte di queste esperienze. C'è chi si vede dall'alto. C'è chi esce dal corpo spontaneamente perché, perché stare in presenza Penso, e in un, cercando di, non, di osservare soltanto in pens i pensieri senza agganciarsi, quindi lasciarli scorrere. Sì, adesso non mi servono, ho visto, però va bene. E stando in questo vuoto è una condizione in cui noi non stiamo mai, e quindi è qualcosa di nuovo, e capitano tante cose in questo stato. Mm. Poi. Piano piano ci si affeziona perché diventa un rifugio, perché siamo in meditazione. Come nel sogno, siamo dentro noi stessi. Abbiamo a che fare con il nostro inconscio, con la spiritualità, con la corporità, perché il respiro, i movimenti, gli stimoli. Il, le emozioni nel cuore eventualmente sono delle esperienze che accadono anche in sogno. Quindi l'esercizio della meditazione per chi non ricorda mai i sogni potrebbe essere un ottimo esatto. aiuto, perché comunque la mente i film li mostra ugualmente. Certo, sì. certo, arrivano anche le risposte durante la meditazione. A volte arrivano esatto. delle, delle risposte: dei dell lampi di genio e delle soluzioni. Io personalmente anch'io faccio parecchia meditazione, non parecchia, diciamo. Io, più lo stato di presenza. La meditazione medito, diciamo, 20-30 minuti, 30 minuti al giorno, la mattina presto, prima di provare a uscire dal corpo. Che ormai per me è diventata un'abitudine anche la hobby, però prima faccio quei 20 minuti di meditazione. Ma la cosa importante, oltre alla meditazione, come diceva Daniela, è proprio lo stato di presenza, cioè cercare di coltivare durante la giornata. Lo stato di presenza, questo è fondamentale, perché è molto, anzi è molto più importante questo della meditazione, perché a volte la meditazione può essere qualcosa di meccanico, no? la classica tiritella, no? la filastrocca che tu eh, impari a memoria, che ho, oppure può essere, che ne so, il mantra Om, oh, ma lo fai meccanicamente, lo fai in maniera meccanica, in maniera ripetitiva. Mm. Invece lo stato di presenza è qualcosa che non è mai meccanico. Quando voi state in stato di presenza, scopriete sempre qualcosa di nuovo, sempre qualche novità. Eh, il fatto che stai facendo colazione, ti stai bevendo un caffè, senti proprio la dolcezza o l'amarezza per chi piace amaro del caffè, te lo gusti. Provate a essere presenti mentre bevete un caffè, per chi piace il caffè naturalmente. O provate a mangiare mentre siete presenti. Il cibo diventa squisito, è tutta un'altra cosa. Provate a, a, a girare per il bosco in uno stato di presenza e vedrete gli alberi, sentirete il sentire del fruscio degli alberi. Sembra che quasi vi comunicano, vi parlano, sent vi sentite parte degli, del, della natura, no? Ma addirittura anche le cose più stupide. Io, per esempio, stavo per strada ultimamente avevo uno stato di presenza molto buono, vedevo le lucide semafori, perché io sto a Roma, vivo in una città. Pazzesca, ma vedevo le luci dei semafori fortissimi dico mamma mia che verde che rosso, ma come è possibile che sono così forti queste luci? Proprio perché stavo in uno stato di presenza e le vedevo raddoppiate rispetto a quanto le vedo normalmente. Allora questo è il segreto perché comincerete a volte anche a vedere l'aure delle persone. Se voi siete presenti, vi allenate questo. stato A me capita che so, vedo una persona in uno sfondo bianco e... Appare subito questa cosa dorata, non perché io sia nessuno, eh, lo fanno tutti, lo possono fare tutti. Se vi concentrate bene potete anche vedere l'aura delle persone, soprattutto dietro uno sfondo bianco, ma dovete allenare questo stato di, di presenza, perché con lo stato di presenza si attivano un po' tutti i nostri sensi che, che abbiamo, no? quindi non abbiamo solo i, i cinque sensi, ma anche altri, altri, altri sensi. Con lo stato di presenza arriviamo poi ai sogni lucidi. Perché quando voi siete presenti, una cosa che spieghiamo anche molto durante i nostri sì. corsi, sono i test di realtà. Perché quando sei presente tu hai l'opportunità per chiederti se stai sognando oppure se stai nella realtà fisica. Come fai? Ti allunghi il dito, per esempio, oppure provi a passare il dito attraverso le mani. Quindi ci sono una serie di test di realtà e, e a, proposito, a proposito questi li spieghiamo facciamo proprio dei corsi dei corsi sulla, su tutte queste cose qui no? quindi spieghiamo un po' come si fa ad avere le obbe e anche eh, i test di realtà sono tutte cose che io e lei insegniamo e la diamo sta notizia? <ride> diamola. dai allora, eh, faremo a questo weekend quindi il 25 e 26 novembre un corso per tutti i fortunati di Torino, siamo a Torino in presenza: sì. <ride> sono tre posti, sì, sì. Sono, rimasti, sì. sono rimasti tre posti, siamo già al completo. Allora, io vi lascio, vi faccio vedere anche qui la locandina. Eccolo qui: dal sogno al viaggio astrale. Quindi sabato 25. e domenica 26 novembre da, faremo tante tecniche tanti esercizi si comincia alle 9 del mattino e si fa si finisce verso le 18 18.30 sia sabato che domenica ci sarà una pausa pranzo siamo in una bella location abbastanza centrale che è il circolo friolano fogolar vicino alla metro pozzo strada a corso francia quindi per chi fosse interessato abbiamo ancora due tre posti e entrate nel sito che vedete qua sotto oob.it e vi potete iscrivere. Ok, per tutti quanti gli interessati. Vi aspettiamo: due o tre persone ancora ci sono, due o tre posti. Sabato e domenica prossima. E che, che dire diciamo in, in conclusione? Questo è un corso che facciamo proprio per approfondire i sogni, i sogni lucidi. L'interpretazione dei sogni che è importantissima, quindi ci sarà tutta una parte di, di Daniela che si occuperà proprio del. faremo anche un vero e proprio cerchio onirico, quindi per capire come avviene questa condivisione di esperienze e per comprendere come poi vanno interpretate, diciamo, tutte queste esperienze. Io mi occuperò soprattutto dell'aspetto sogni lucidi, quindi di tutte le tecniche per ottenere i sogni lucidi. E anche delle tecniche per passare dal sogno lucido all'esperienza extracorporea, quindi anche questo sarà qualcosa che si potrà approfondire. È un io... corso, soprattutto pratico, eh, mm. perché abbiamo i tappetini, abbiamo le cuffie eh, con, cui, con le quali as ascolteremo anche delle musiche, dei suoni, quindi non, non c'è tanta teoria, ma soprattutto tanta pratica e tanti esercizi che faremo insieme. Sì, io invece cerco di accompagnarli a fare conoscenza del proprio mondo onirico, perché poi quando raccontano i sogni o quando capiranno, leggeranno i loro sogni e faranno le loro esperienze, saranno capaci di collegarlo a, a quello che loro stanno facendo o quello di cui hanno bisogno. Quindi a, ad avere il sogno come appoggio per poi eh, avere anche altre esperienze, oltre che avere consapevolezza di sé ecco benissimo sì, sì. benissimo allora per qualsiasi informazione eh, chiaramente ci avete i nostri riferimenti potete scriverci anche su messenger eh, per iscrizioni al corso eh, andate sul sito obbe.it credo che sia anche qua sotto il mio nome c'è scritto obbe.it poi verrà messo sicuramente in, in sotto impressione e entrate nel sito obbe.it e poi fate corsi e seminari corsi in presenza e potete cliccare e iscrivervi sul corso a Torino, basta che compilate i dati e ci arriva, vi arriverà diciamo, tutto, tutto quanto, tutte quante le informazioni, compilate il modulo e, e vi iscrivete. Okay? Eh, in conclusione, diciamo che eh, noi vi aspettiamo, siamo comunque disponibili, chiaramente anche, non è dovete venire al corso, forse <ride> siamo disponibili per voi in qualsiasi modo, ecco scriveteci su Messenger e nulla Daniela io direi siamo sì. arrivati in conclusione e grazie, siamo sì, a vostra sì. disposizione per qualsiasi cosa Senza ci vediamo altro. al prossimo incontro allora okay. ciao, ciao Dani ciao a tutti, ciao grazie. A tutti e grazie grazie. grazie grazie a tutti grazie. Grazie.